Salve a tutti amici di Triskel e Pixel, io sono il vostro imbucato. Come potete vedere qua siamo a Grateful. Beh, Grateful. La città si chiama Sirin. Scusate se negli altri episodi sono stato molto silenzioso, ma sto cercando di capire questo gioco perché diciamo che è la coppia sputata di Dragon Age Inquisition. Però dai, è molto più carino. Magia, pirateria, mostri. Vabbè, c'è anche in Dragon Age, però è più stile rinascimentale. Cioè, guardate i palazzi. Comunque, ora andremo a fare la missione. La grande partenza. Dovremo cercare Costantin. Quindi andiamola a prendere. La mappa. Mi dice, oh là là, aspetta che qua no, ho visto una bella robetta. Quanta bella roba che ho trovato. Vabbè, ora andiamo a cercare Costati, il futuro governatore di Firfredi, come che... Firfredi. Da quel che ho capito che si chiama così la mappa. Anzi, l'isola miracolosa. Allora, qua mi dice che è qua, da queste parti. Any idea who I am? Open up, imbeciles! I have a ship to catch! That vulture of a tavern master was right. It is Constantine's voice. It's coming from the floor above. It sounds as if he's locked up. And I have a feeling they're expecting company. Be careful. The slightest itchy word to these brutes will have them drawing blades to scratch it. Negotiation may be the solution. As you say, this breed of brutes won't spit on ransom money. What a waste. I'd rather sneak around them than give half a coin to these seedy fellows. E se li ammazzassimo tutti? Facciamo prima. Comunque appena salgo di livello, ragazzi, qua sblocco scienza perché abbiamo bisogno di crearci le medicine, perché qua ho bisogno anch'io delle medicine. Da qua distrutti. It's not possible just now. It's blocked. Tutto bloccato. Quando non si hanno gli elementi giusti. Quindi a sto punto dovremmo parlarci di persona. Oi! Where do you think you're going? You're in our territory! I'm looking for my cousin, and it appears that he is held here against his wishes. How do you know that? His voice is one of a kind, gentlemen, and we can hear it in the street. I order you to free him immediately. I order? I order, is that right? You're not cousins for nothing, you and that other drunkard. If you think all you need to do is come here and give us orders to get what you want... Looks like we'll need to sharpen our words with our new friends. I'm afraid so. To my house! And death to the others! You're running out of energy. Drink a potion! Move away! Things are about to get dicey! Ok, siamo a livello 4, ragazzi, finalmente. Come potete vedere qua,
Ovviamente qua cercheremo di stare su la magia perché ce l'abbiamo, utilizziamola. Dai. Invece qua aumentiamo costituzione. Qui andiamo di volontà invece. Poi qua faremo scienza perché avremo bisogno di crearci le pozioni. E ora trafughiamo un pochettino qua le persone. Poi sono ladri. Facciamo prima. No, guarda, abbiamo trovato anche la chiave delle celle. Dovremmo anche dare un'occhiata a tutto, ma vabbè. Silenzio. Qua si scende. Ecco, trovare le chiavi adesso. Vediamo cosa c'è. Ah, però. Sblocchiamo qua. Abbiamo trovato le chiavi, ragazzi. Dai, Dorsey. Vi dico subito che qua, da quel che ho capito, in questo gioco c'è bisogno di tanto tanti oggetti. Quindi armatevi di santa pazienza e aprirete tutti i bauli. Qua abbiamo preso anche un secondo paio di chiavi. Che bella stanzina. Ora liberiamo Costanti. Well, this has been monumentous, gentlemen, but I have more important things to attend to. An island to govern, treaties to sign, riches to expedite, and a demanding father to impress! Oh. Constantine, it's me! My dear cousin! Oh, my lucky star! Always there to pull me out of my fires. Well, I do what I can. We're departing soon. Your father wasn't pleased by your absence this morning. Have you ever seen him happy about anything when it comes to me?
You know what he thinks of me. He cares about you. I know that. He appointed you governor, didn't he? He is ridding himself of a source of constant disappointment. Enough said. Today we set sail for adventure. Okay. How these river scum treated me. Do me a courtesy, good cousin. Now that we stand boldly alongside the brave Kurt, let's give them their money's worth. There's no one left to pay, Your Highness. The brave Kurt and your cousin have already settled the books. Really now? What a shame. I would have loved to have seen that. We've nothing left to do then than to board our ship. An adventure awaits us at the end of the street. Sì, ok, non ho capito quello che ha detto di... Vabbè... Abbiamo svuotato tutto, ragazzi, e quindi si va. Adesso andiamo al porto, ragazzi. Sì, è proprio come Dragon Age, ragazzi, perché ci devi impiegare 10 ore solamente per uscire da qualche posto, quindi è la coppia spuntata. Neanche ci fosse la peste qua. Ehi, fermo lì. Cosa c'è qua? Ah, medicina. Va bene, parliamo col capitano Vasco. Sir? Constantine d'Orsay, future governor of Tirfredi. I'm enchanted, Captain. I am eager to board your ship. Enchanted as well, Your Highness. I hope you enjoy your voyage. Are you ready? Can we weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. Permission to board the ship. We are ready. Certainly. But keep in mind that we'll be at sea for several months. If you have any farewells to make or any final business to put into order, now is the time. No, no, lasciamo sereno. Ho già fatto tutto, anche controllato tutti... I bauli, ragazzi. No, my house is in order. We are ready to embark. Perfect. Follow me. I am so eager to discover Tirfredi. My isle. My new city. You'll need to arm yourself with patience. The voyage will be long. I've been told the trip lasts months. And they say the place is full of gigantic creatures. As big as buildings. Grandi come edifici, figo. I heard a rumor the Nauts even brought one back in one of their ships. I doubt that. The Nauts are strange, but they're not idiots. Che è questa? The beast is awoken! Oddio. Conniving, piss-distilling, bridge-building liars. The creature was supposed to be out for days. They'll pay for this. What the hell manner of cargo are you transporting? Help! We need ropes! We must contain it! Help! Scappa! Let's lend them a hand. Scappa! È indebolita! Però penso che sia bella potente, ragazzi. Watch out! Take a step back, sir! Albero! Sì, proteggiamo il cugino.
Vai. Merda! Porca miseria! È forte, ragazzi! Carichiamo dall'ultimo salvataggio, ovviamente! Penso che taglierò un pochino qua, ragazzi, eh. E ritornati, ho fatto un piccolo salto, ragazzi. You'll need to arm yourself with patience. The voyage will be long. I've been told the trip lasts months. And they say the place is full of gigantic creatures, as big as buildings. That's right. I heard a rumor the Nauts even brought one back in one of their ships. I doubt that. The Nauts are strange, but they're not idiots. Mm. Ovviamente saltiamo la frequenza. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Te sei brutto come non mai. C'è grande, grosso e muore con una pistola, ragazzi. Greenblood, how do you fare? Fine, fine. It is dead. Are you wounded? I'm well. Your lessons have proven effective. I've never seen a beast this size. It's quite extraordinary. Cousin, what a fight. You were illustrious. I'm not of the same mind. I had the feeling it was already weakened. I did nothing more than finish it off. Your humility remains constant. But believe me, that battle was absolutely epic. Grazie. Vabbè ragazzi, a questo punto ci vediamo nel prossimo episodio. Guardate che bella carcassa. Gigantesca. Quanto vorrei scuoiarla viva. Diavolo. Oh, è già sparita. Vabbè, la vorrei scuoiare questa creatura.
Vabbè, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio e vedremo di arrivare a Tirfredi. Tirfredi, come cacchio si chiama. Vabbè, dai, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!